Buonasera dalla redazione di Teletruria. L'appuntamento è quello consueto con le notizie dalle nostre vallate. Iniziamo dal Val d'Arno, una lite a Montevarchi, una lite familiare. L'intervento dei carabinieri è servito a riportare la calma e soprattutto a rintracciare il marito, un 35enne della zona, San Giovanni Valdarno. Tutto ricomposto, non sono state sporte querele. Altra lite a Terranuova Bracciolini, evidentemente il caldo, in questo caso con evidenti segni di ferimento sui protagonisti, ai quali spetterà a questo punto fare anche denuncia. All'ospedale della Gruccia i carabinieri hanno evitato il peggio, permettendo ai sanitari di sedare una paziente molto violenta e sottoporla ad un trattamento sanitario obbligatorio. Andiamo a vedere gli appuntamenti del giugno sangiovannese che prevedono una grande novità. Si tratta del Phoenix Fest. Vediamo di che si tratta. L'edizione 2022 del Giugno Sangiovannese presenta un'importante novità, il Phoenix Fest, evento di musica rap e trap il 24 e il 25 di giugno. Phoenix Fest nasce dalla collaborazione tra Ferramenta Dischi e Vita da Vicolo. È un festival principalmente per i giovani, cosa che magari non capita molto spesso e quindi è importante vedere che ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di far musica, hanno voglia di partecipare a delle attività. E quindi noi siamo qui per rispondere anche alle loro esigenze. Phoenix Fest comincerà venerdì 24 giugno con un workshop di discografia, sulla discografia, dove si, diciamo, parlerà della distribuzione musicale, editoria musicale, management di artisti e tutto ciò che comprende l'industria discografica. Il giorno successivo, sabato 25 giugno, avremo una vera e proprio a Battle, dove artisti valdarnesi della scena trap Wild Arno si esibiranno e si sfideranno in concerto. A seguire ci sarà Commodo e alle 23 avremo Disme. E il nostro auspicio naturalmente è quello che i ragazzi diano una risposta positiva a questa iniziativa e partecipino a questi 2 giorni all'interno del nostro centro storico, non soltanto da San Giovanni Valdarno, ma dall'intero Valdarno. Lutto a Figline e non solo. Ci ha lasciato improvvisamente ieri mattina Giuliano Mugnai, 77 anni, ex proprietario di Teleonda RTV2, uno dei pionieri delle TV locali, personaggio molto conosciuto in tutto il Valdarno, ha rappresentato un pezzo di storia dell'emittenza locale in Toscana. Nel 1975 fondò insieme al fratello Boris una stazione trasmittente locale Via Cavo che assunse il nome di Televaldarno. L'anno successivo l'emittente si convertì all'Eteri assumendo la denominazione di RTV38, adesso di proprietà del fratello Boris. Nel 1979 Giuliano Mugnai dette vita ad un'altra emittente, acquistando Teleonda e trasformandola negli anni in RTV2, alla famiglia Mugnai, tutto il nostro cordoglio, il nostro ricordo. Con l'iniziativa di domenica scorsa, Cammin Mangiando ha preso il via il calendario degli appuntamenti estivi a Lucignano. Quella di Lucignano sarà un'estate per tutti i gusti. Tanti eventi animeranno uno dei borghi più belli d'Italia, dal Lucignano Music Festival alla notte romantica del 25 giugno, passando per i 4 appuntamenti con il Teatro Rosini all'aperto di Officine della Cultura. Tornano come ogni estate i di giovedì, ogni giovedì di luglio e di agosto. E poi per San Lorenzo Lucignano si trasforma nel Borgo dei Desideri, fino ad arrivare a settembre con 2 imperdibili appuntamenti, Lucignano, Sensi e amore e memorie del passato. Credo che sarà un'estate straordinaria perché già i numeri ci dicono che veramente l'afflusso di turismo su Lucignano e sull'intera Valdichiana, su tutto il territorio, è davvero alto e quindi noi vorremmo proporre ai cittadini, ai visitatori, ai turisti un calendario ricco di eventi perché possano ammirare il nostro borgo per le bellezze paesaggistiche, architettoniche, ma anche poi trovare qualcosa di bello da vedere e, come sempre, anche da assaggiare perché l'enogastronomia la fa da padrone anche dei nostri eventi. Ci saranno poi le letture nel borgo che arricchiranno ulteriormente il cartellone delle iniziative. Avremo degli ospiti di calibro nazionale, ma anche autori locali. Abbiamo cercato di mettere in palinsesto un calendario di alto spessore che possa coniugare quindi un po' per tutti i gusti. E ci sarà anche una serata interamente dedicata ai più piccoli. Dopo questo lungo stop, riportare una festività, una gioia più giovane all'interno del nostro borgo come Luci Park, che sarà all'interno del nostro borgo, si trasformerà un po' in un borgo dei giochi.
Nuovo gesto di solidarietà a Foiano della Chiana. Gli autori sono i componenti del centro sociale Hauser, che hanno donato un ecografo portatile di ultima generazione al centro assistenza domiciliare integrata. Cerimonia in programma domani alle ore 17. L'apparecchio sarà messo a disposizione dei professionisti della sanità che operano in Val di Chiana, tra i comuni di Foiano, Lucignano e Marciano. Il servizio fa riferimento alle zone distretto, in questo caso quella della Val di Chiana Aretina, e si avvale di infermieri e sanitari altamente qualificati in questi ambiti. La cerimonia, dicevamo, si svolgerà domani presso il centro sociale Hauser a Foiano della Chiana. Ad Anghiari, preparativi per la prossima edizione del Palio della Vittoria, prevista la presenza di un'ottantina di atleti in rappresentanza di 20 comuni. Presentato nella suggestiva cornice della terrazza Busatti ad Anghiari, l'edizione 2022 del Palio della Vittoria, che torna dopo 2 anni di stop. Saranno un'ottantina gli atleti in rappresentanza di 20 differenti comuni. Il Palio della Vittoria è il drappo dipinto e realizzato dall'artista anghiarese Mastro Santi del Sere e andrà al comune che prima arriverà in piazza Baldaccio dopo aver compiuto i 1440 metri che separano la Maestà della Vittoria, la piccola cappellina, con il cuore anghiarese. La grande novità è stata la consegna del medaglione al capo squadra della compagine anghiarese da parte del sindaco Alessandro Polcri. In questo caso è stato messo al collo di Marco Olandesi. Sì, è un grande ritorno quello del Palio della Vittoria, perché è un po' l'essenza, il nostro tratto identitario del comune di Anghiari, ma anche della Val Tiberina, perché in qualche modo dalla battaglia di Anghiari gli attuali confini della Toscana sono proprio legati a quella battaglia. E poi è un ritorno che piace, perché ormai il Palio, seppur giovane, è entrato a far parte della comunità, tant'è vero che c'è una collaborazione con le scuole anche per un concorso per quanto riguarda i disegni sul Palio della Vittoria. Ricordiamo che l'evento è in programma il 29 di giugno. Subiano sceglie di vivere in famiglia la sua estate con le associazioni e con il comune, che hanno proposto un cartellone con oltre 30 appuntamenti, e già i primi incontri hanno dimostrato che c'è voglia di ritrovarsi. Subiano 2022 per estate in famiglia, cioè stare in famiglia a Subiano. Sì, una serie di incontri volti alla socialità, all'aggregazione, alla voglia di riscoprire, appropriandosi naturalmente del nostro territorio, la capacità di poter trovare sempre nuove iniziative, proposte di ogni genere, e soprattutto di poter tornare effettivamente a vivere i nostri luoghi e a poter tornare a stare insieme dopo ormai tanto periodo lungo e difficile. Le iniziative teatrali, le iniziative culturali in genere, come quelle concertistiche, che ormai sono una tradizione per la nostra realtà territoriale, quest'anno tra l'altro si arricchiscono anche di nuovi contenuti e di nuove location. Il punto di riferimento chiaramente per Subiano rimane il centro storico, rimane la piazzetta sotto le mura, per la sua vocazione naturale, appunto, ad accogliere attività teatrali o concertistiche che può avere, ma al tempo stesso anche grazie alla volontà di associazioni che contribuiscono alla nostra offerta culturale, ha la possibilità di poter essere svolta anche altrove, quindi anche le frazioni, anche i territori un pochino più lontani avranno la possibilità di poter assistere a una stagione culturale estiva significativa e particolarmente importante. È tutto per il nostro TG Vallate, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata.